Siamo con il mister giocatore del Bergamo. Partiamo che si riparte e finalmente diamo voce al campo. Sì, finalmente, dopo 7-8 mesi di blocco è giusto dare voce al campo, perché questo sport è basato sull'aggregazione e se l'aggregazione è mancata è stata dura, per cui ritrovarsi, aggregarsi, vecchi amici, perché poi siamo ormai, io sono nel circuito da 20 anni, sono diventati tutti amici, è come una grande famiglia, è come ritrovarsi in famiglia, per cui speriamo che la cosa vada avanti e che questa situazione migliori. E cosa possiamo dire ai ragazzi o alle famiglie quando vedono questo sport? Perché alcune famiglie ancora sono reticenti a far fare sport. Il problema è quello, noi abbiamo parecchie famiglie che le stiamo avvicinando, stanno avvicinando i ragazzi a questo sport o comunque a tutti i sport dove c'è una disabilità in famiglia. Stiamo cercando di forzare le famiglie in modo che cerchino di lasciare di più i ragazzi, non dico andare, però cercare di lasciarli un pochettino. Mi rendo conto che una famiglia, se ha un disabile in casa, cerca di proteggerlo, ma se la protezione diventa iperprotezione, poi alla lunga questa cosa qui la paga anche il ragazzo, che diventerà uomo un giorno. Allora, siamo con il giocatore del Monza. Partiamo che si riparte, è un modo per stare insieme, ma soprattutto per andare a vincere. Assolutamente sì. È stato duro ripartire? A parte che a livello sportivo non siamo ancora partiti, però a livello generale, dopo il lockdown, sì, abbastanza. Ma a questo punto... Che è stato a casa, quei 2 mesi lì, è stato veramente duro. Stare a casa chiuso è stata dura, ma ripartire e convincere i genitori a riportare i ragazzi, penso che a questo punto sarà stato più duro. Dipende poi da persona a persona, però sentendo gli altri sì e no, dipende da persona a persona, quello sì. Come hai vissuto il Torbol a Monza? Quest'anno? Sì, in genere. Ma io sinceramente non li ho sentiti tanto, però mi sembrava un po' tranquilli tutti quanti. Sembrava, almeno, poi dopo non so se apparentemente, ecco. Poi ci siamo fatti l'assemblea, abbiamo parlato un po' più di meno quest'anno, campionato, come sarà, questa partita qua soprattutto, che è una novità. Siamo con Filippo del Bergamo. Allora, ripartire dalla vecchia stagione alla nuova stagione, ma soprattutto partiamo con un punto di base: ripartire per giocare e divertirsi. Ah sì, sicuramente la cosa principale è divertirsi, e poi vengono anche i risultati, ovviamente. E il problema c'è stato, adesso è quasi, non è che diciamo superato, però stare in campo con i compagni soprattutto, che ti aspetti oggi dalle gare e soprattutto anche da domani? Sicuramente dopo quello che abbiamo passato non sarà facile riprendere, e comunque è già molto essere qui e poter giocare insieme ai propri compagni, e comunque mi aspetto di fare una buona prestazione.